Ho il piacere di essere qua a Villa Greg con il nostro grande Alberto. Alberto, hai appena fatto un film con Sharon Stone. Ho fatto un film con Sharon Stone per la regia del grande maestro Pupi Avati. È la storia di uno scrittore molto importante dove poi lui muore e il figlio crede in questa idea e porta avanti questa idea di questo libro meraviglioso. È un film molto profondo, di spessore, cioè di questo rapporto conflittuoso tra il padre e il figlio. Sai che sempre i rapporti tra il padre e il figlio sono sempre complicati, di spessore. E Sharon Stone fa l'editrice di questo libro qua, che molto bene. Abbiamo preso noi il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale di Toronto in Canada. Il film al cinema non è stato molto capito, ma si vede che c'è un altro pubblico, perché è un film d'autore, di spessore. Quando è uscito invece su Sky 3 giorni fa ha avuto uno charme mondiale, una cosa fantastica, bellissima, ha avuto successo più per televisione che per il cinema, nonostante che fosse un film fatto per il cinema. Dimmi una curiosità, ma Sharon Stone com'è di persona? Sharon Stone è una donna molto molto intelligente, profonda, una grande attrice, attenta alle sfumature e ai particolari. Poi ha questi occhi color acqua, sono meravigliosi, quasi trasparenti. Quando ti guarda parla senza parlare, col linguaggio del corpo. Era bellissima prima, ma anche adesso è veramente una bellissima donna, veramente. 57 anni e non ha nulla di rifatto, è eccezionale. Senti Alberto, i tuoi progetti per il futuro, quando diventi grande, quali sono? Sei già grande, ma più grande? Adesso stiamo preparando una cosa con un grande regista e un grande attore sulla vita di un famoso stilista. Però hanno preso il copyright da poco e quindi è ancora in scrittura. E poi uscirà tra 2 mesi una cosa meravigliosa, una pubblicità sui treni statali, la Freccia Rossa, con la regia del maestro Pupi Avati. Insomma, ti stai dando da fare bene, eh? Sì, stiamo provando, cioè il cinema è una cosa, è un'arte, bisogna continuamente sempre avere, fin quando ci sarà una persona che ha delle idee e una storia da raccontare, il cinema non morirà mai. Ti ringrazio tantissimo Alberto e spero di vederti prestissimo. Molto presto, speriamo di incontrarci per le trasmissioni. Grazie.